Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Necromundo Hired Guns. Io sono Vrex e oggi proseguiamo la nostra avventura. Come potete vedere fin da subito ho un'arma nuova perché, come vi avevo detto, in vostra assenza sarei andato a fare delle secondarie ed effettivamente ho modificato un bel po' il nostro arsenale. Allora, sì. Prima di cominciare, vi faccio vedere un attimo cosa ho cambiato. Allora, vi ricordate che i cannoni al plasma ne avevo due, uno con il calcio e uno senza calcio? Praticamente quello senza calcio l'ho venduto e ho ottenuto quello con il calcio che faceva più male, ma aveva tipo 5 colpi nel caricatore. Adesso questo ne ha tipo 20, una roba del genere. Beh, è diventato veramente più devastante. Inoltre ho venduto per esempio anche la pistola al plasma perché mi faceva ma proprio tanto schifo. E quella specie di revolver gigantesco non era un revolver, ma era un fucile. È un po' troppo preciso per essere utilizzato. E siccome nel momento del casino io sparo un po' ad cazzum per cercare di salvarmi, un'arma precisa non era esattamente la cosa migliore. E niente, penso di essermi fatto una discreta build, incluso armamento, armamentario e tutto nell'insieme. Quindi parliamo con il nostro Cal Jericho e sentiamo un po' che cosa ci dice. You know, I thought we might have quietened things down a little around here, what with you taking out so many of the Iron Vipers the way you did, and the rest of them being outlawed and all. Or maybe it's a reaction to that. But either way, this is getting out of hand. What do you mean? It seems someone has put out a bounty on a Ma guild. perché la gente mette la taglia sui mercanti se i mercanti sono The intoccabili? Silver Talon, most likely. But word is going round about an outlaw offering a lot of credits to anyone who can take out Hyder Velax. That's Maro's brother. Credo sia un So I can regolamento di steer someone conti a to questo punto, dato che Velax. prima il fratello e There's poi, also insomma, talk l'altro of putting a fratello. bounty out on Hyder. Your hands on someone who knows where the Silver Talon Bah, io per ora da solo me la sono abbastanza is. cavato Still bene, dangerous quindi. on your own. You ask him for my help. An agreement for our mutual benefit. How about What are you offering? Non lo so. One of us keeps Virax safe. Well, by one of us, I mean the one called you. Meantime, I've got a couple more leads to follow on those black serpents. Are you willing? Sure, but it better be worth it this Ecco, time. piantala di andare in giro a dire che siamo amici. Showed up. Who was that? And what was that thing they did? How did he just disappear like that? Ah, giusto, aveva una specie di mimetizzazione attiva, oppure No, era I must do that. un imitatore di No, Johnny I've Silverhand. never seen him before. The Goliaths called him the Shadow. Bellezza, senti un po', dimmi della Wildsnake. mimetizzazione attiva del tipo. Wildsnake? A bounty hunter? I don't know if it's the same guy, but there was a bounty hunter working around these parts a while ago. Made himself pretty unpopular. With the outlaws. Figures. Well, yeah, but with a lot of others too. It's a fine line, you know. A lot of the folks around here would say claiming a bounty to earn yourself a few credits is one thing, remember? The enforcers, the guilders, anyone a little high and mighty had ideas about making a name for himself with these Sì, ma non nobles and capisco perché commoners. uccidere dei mercanti dovrebbe aiutarti a farti un Yeah, buon see, I don't nome, know. con le alte Long sfere. time, actually. You want another? Tanto che se tu uscì di mercanti, togli il mercato, il commercio anche ai potenti, praticamente. Oh, questo volevo Velaxes. sapere. Qualcuno sembra avercela con i Verax. Why? Perché? No. Probabilmente, essendo Velaxes mercanti, avranno specialized in scavato da qualche archaeological parte, avranno trovato. digging Infatti, rituals hanno around trovato here. dell'Arcotech, vedrai, Never la seen anyone spend tecnologia a bounty on particolare, these per questo che dogs. sono stati fatti Long fuori, time. vedrai. Half the gangs around here were working for the Velaxes to help control the trade. But it's something else for someone to go after the guilders themselves. You want another? Ok, è abbastanza chiaro. Ok, no, non voglio altro, grazie così. Voglio andare in missione. Capitolo 6. Silver Talon ha messo una taglia sulla testa di un potente mercante, protetto dalle leggi del formicaio. Sono un rinnegato particolarmente pericoloso, fuori di testa correrebbe un tale rischio. Il mercante ha richiesto la tua protezione. Trova il mercante presso il suo magazzino e proteggilo da qualsiasi gang locale che sia abbastanza stupida o disperata da puntare sulla taglia di Silver Talon. E questa è la missione giusta per testare nuove armi. Ok, e noi siamo praticamente nati dal metallo fuso, perché noi siamo dei Terminator. Dunque, quello non mi è mai servito, però non voglio partire subito con... Aspetta, vediamo un po'. Vuoto, c'è qualcosa che mi manca qua su, forse era uno speciale.
Va bene, ma sì, andiamo avanti col Chris. Poi quando la situazione diventerà un pochino più caotica, e mi sa tanto in fretta a vedere il posto. So that's what a guilder's badge will get you, eh? Pretty smart. And I won't sit down. Dicevo che quando la situazione degenererà, prenderò il plasma. Buongiorno! Cioè, subito così, proprio secco e duro, come piace a me. Vediamo se adesso riesco a crepare, ma io sono però addormentato alle volte. Dunque, come, per esempio. No, ho sentito un bau bau. No, no, Taibono, bau bau. Devo capire. No, come ho fatto? Si è. Mal di testa. Ecco come si fa. Come? E no, adesso è sopra. Ah, è così, ok. Questo c'ha la trappola, Trappolonski, Trappolonski. No, ok. Mi dai? Non mi dare delle cagate? Ok, mi dà un pompa, portafortuna. Ah, ho trovato un oggetto portafortuna che è potentissimo nello scorso episodio. Mi sembra di averlo fatto vedere, ma nel caso, qua a questo giro ci proviamo il Plus Legacy. Che questo pompazza è meno potente di quell'altro. Però perlomeno è più veloce. Ah, ce li ho entrambi, perfetto. Allora sono a posto. Ci è saltato a vedere se consumano tutte e due le stesse munizioni. Però a questo giro vorrei andare. Oh, andiamo un po' di pompazza. Ho visto qualcosa. Dove con le vedo bischia! Ho visto qualcosa, una scia iperveloce passarmi accanto. Vabbè. Vediamo un po'. Lo sento. Sento il suono di un altro forziere. Ah no, 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 ok. Praticamente un'altra cosa che ho scoperto è che il rumore che fanno i forzieri rimane anche dopo che li hai aperti. E quindi è molto facile confondersi e perdere un sacco di tempo per cercare un altro forziere nelle immediate vicinanze. Ciao amici, è qui la festa. Non mi sembra qualcuno ha chiamato gli sbirri, mi sa, il genitore è tornato a casa. Che succede? Ma buonasera, buonasera. Oddio, mi sembrano quelli del menu iniziale, questi personaggi, gli Ah, avatar. Cal Jericho sent you? Sì? You could say that. He says you need some Ah, protection. è lui il mercante, Verax, It ok. seems I have made an enemy. Same one, I have no doubt, who murdered my brother. They put a bounty on your head. Yes, so they would say. It's an outrage. I've kept myself here, but I know you're not Ah, going to beh, come up. vedere la It's going natura to del gioco take non mi this. stupirei. What are you doing in here? I need you on lookout. Dai, stavano He's going to amoreggiando attack un you here. pochettino. Mi pare che per l'appunto I don't want l'amore to, scarseggi but qua they nei would bassi prefer fondi. to Fate avoid l'amore, me. non la guerra. Those gangs wouldn't be foolish enough, but even so. So then we wait. Col plasma in There are only mano, two entrances. concluderei. They're both sealed, but I need you to keep watch. This is Lothar, my most trusted protector. He will show you where. Quickly! Mi sa che non Protect fai in those tempo a doors finire now! il tuo discorso. Plasma, dammi il plasma. Wow, ed eccolo qua. E dammi il plasma. Sì, vi faccio vedere quanto l'ho potenziato perché devo. Ah no, questo è amico. Ok, stavo per sparare un nostro alleato. Cioè, vabbè, io. Ah, e comunque. Buongiorno, che cos'è? Cos'è lei? Ah, io a fiducia sparo là. Ok, però. Vabbè. Cos'è che mi. Cosa? Cosa? Aspetta, aspetta, un momento. Mi ero appena curato del 100%. Mi è arrivata un frizzino frizzello nelle chiappe e sono morto. Attivazione mediteschio, iniezione eseguita con successo. Ma forse doveva andare così. Forse dovevo andare così. Comunque vi stavo dicendo che tutto il resto dei soldi che mi avanzavano nel precedente episodio, mi sono potenziato gli impianti cibernetici. Ma non è che ci sono tipo delle torrette da qualche parte che devo.
Non ho capito perché sono morto. Forse sono finito su un... un punto dove ci passa la 220. Ok. Cos'è? Vedi, quel maledetto lì. Questa volta mi ha colpito ma non mi ha ucciso. Ma non ho capito la logica dietro questa cosa. No, ma aveva già caricato l'arma. Con questo fucile è proprio tanto più forte. Ogni tanto frizza, ma non so perché. Se io arrivado di qua, che succede? Ci rimuoio? Sì, ci rimuoio, non ho capito perché. Se sentite rumori sottofondo è da stamattina che il vicino fa dei lavori. Ha cominciato tipo alle 8, mi ha tirato giù dal letto. Quindi mi dispiace se sentirete cose che in realtà non si dovrebbero sentire durante un walkthrough. Che è? Ah, ok, mi ha girato. Allora, buon salve. Abbiamo un amico lassù in difficoltà, però se io vado là mi sa tanto che ci crepo proprio male. È bellissimo quando scoppiano così. Ah, no, non posso, ok, c'è il fuoco, devo rimanere qua. Però non mi sta... Sì, ma dove... Allora, sono morto senza che mi si scaricasse lo scudo. Poi cos'è che mi ha ucciso? Poi perché non mi si ricarica la vita quando uccido i nemici? Poi cosa cacchio sta succedendo? Mi sa tanto che in questo livello vedremo il... proprio i momenti in cui la produzione, essendo un indie, diventa un po' fallimentare. Oh, ci scoppie! Male. Ne ho ancora 21. Ok. K. Dove vai? Sono qua. No. Ok. Da quando ho imparato a usare il rampino, la vita è diventata molto più facile. Oh, questo è sparito. Eccolo. E ovviamente non mi ricarica la salute, ma poco mai. Che cosa? Oh, quindi? This is Kurtar. Lord Tharn's dead. They planned this, damn them. They've got some kind of drilling rig out there. Who's still inside the citadel? I am. E come lo sgancio il cancello? Qua c'è uno steam, me lo prendo subito. Mi faccio un po' di ricarica anche di scudo. Ok, sigilla la porta, vedi? Se non mi dici dove devo andare. Ok, sigilla la porta, i comandi sono qua sopra. Perfetto, vai, sigilliamo. Sigillami tutto. No, sono entrati lo stesso con la trivella, tra l'altro. Buongiorno. Sì, sì, sono già qui. Non preoccupa. Tu non preoccupa, lascia fare a me. Ivan è già al lavoro. Bestia. Tu picchia donna. Tu non essere vero uomo. Oh, minchia, Franky! Ma se io tipo vado verso la luce? Non ci credo! No, perché non c'è un achievement per questa cosa? Minchia, Franky!
Sto arrivando! Minchia! E quindi? I nemici da dove vengono? Da davanti o da davanti? Cioè, da di là. Oh, hanno fatto crollare giù una torre. Forse è quella del... Vai, parte la musica! Tu affronta me! Davvero uomo! Signora, c'è un uomo per lei! 20 tonnellate di pancali! 20 tonnellate di pancali! La 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 la! Sì, mi sta piacendo abbastanza, questa più che altro perché mi dà un sacco di soddisfazione, ho proprio una cifra. Venite qua, venite qua. Anche tu. Perfetto. Oh. Non ho ancora fatto una fatality oggi? Bellina questa qui. Questa era nuova. Dammi un plasma. No, ho detto un plasma, grazie. Ovviamente dovevo ricaricarlo. Chi è? Chi è? Qualcuno che mi bussa alla spalle. Arcotech, c'è un Arcotech da queste parti. Ah, tra l'altro, munizioni al plasma sono esplosive. Per questo comunque fanno anche un danno d'area. Dammi tutto. Non so a chi sto sparando, ma qualcosa colpirò. Ma io mi wasted. Vieni qua. Sadico. Vabbè, abbastanza semplice perché mi piazzo qua e buonanotte. Certo che sono ancora qui. Ok. La nostra missione adesso è di abbandonare la nostra posizione per andare a salvare Verax. Eh sì, ma se questi bucano il soffitto... Ok. Sento un rumore di un forziere. Vabbè, questo è gratuito, ci saranno delle caccole dentro. Vediamo. Infatti, vedi, la pistolina del Menga. La pistola, ragazzi, io ho cambiato pistola, quella di base, con una che in realtà è più forte, ma fa schifo ugualmente, quindi la pistola è un vero peccato, perché nell'altro episodio mi stava dando soddisfazioni, dato che era one shot, one kill, però una volta scoperto il plasma, ragazzi, col plasma, non fotti col plasma, mettiamola così. Bellissima questa catacomba, cioè questo era tipo l'altare in cui si venerano i motori. Mi sorprende che una cosa del genere non sia stata inserita nel videogioco di Mad Max, il santuario del motore. Cioè magari c'è un santuario del motore, ma non così. Oh, filmato. Ai ai, vedo una canna. C'è un personaggio di XCOM 2 che ci sta cicchinando. Questa slitta mentre cammina. Ma scusa, la voce della cattiva è molto carina. Perché non l'hanno messa la protagonista e quella della protagonista non l'hanno messa alla cattiva? Non ce l'ha la voce da cattiva quella, è su. Eia, dai. Sì, mai nella vita riuscirei a fare una cosa del genere con quella pistola che c'ho. Non vedo una cifra di nulla. Non ho avuto una cippa, ma vabbè, dettagli. Muori. Vabbè, questa ha preso il volo. Cos'è? Cos'è? Vabbè, pensavo fosse un nemico, vedevo la sagoma. Questa che fa?
Ok, capito. Dove siete? Dove siete? Allora, un attimo, vi devo avere un attimo sotto, sotto mira. Non vi vedo, intanto mi prendo un po' di scudo. Scudo, scudiamo. Ecco, e uno. Ma ti sento, però non ti vedo. Ah, ecco dove eri, ma io faccio così, no, scherzavo. Aspettami. Ecco. Bello che l'unica cosa che rimane quando scoppiano è quel budellino che si allunga per 16 metri. Dove sei? Sei qua sopra? Sì. Il tuo cecchinaggio è durato poco. Ok, sconfiggi gli Asher. Ok, finalmente abbiamo capito quali sono gli Asher. Oh, allora, 3 colpi ha voluto questa qua. Ah, perché forse aveva lo scudo. 19 di vita, vediamo se riusciamo a morirci di nuovo. Ok. Dove? Dimmi dove e io ci vado. Basta, ok, era l'ultima. Perfetto, mestre. Ui, Verax, fratello di Verax. Cosa ci dici? Missione completata, ma quanto è durata sta missione, scusami. Siamo nel timer giusto, quindi mi dispiace, pensavo essere talmente veloce sta missione che non mi sembrava, cioè vabbè, mi ha un po' sorpreso e ci sono rimasto un po' male, essere sincero, che sia già finita. Radiofago, porta, questo volevo dire, pendente, probabilità, bello, e questo ce lo mettiamo tipo qua. Per il resto possiamo lasciare perdere tutto. Ivan abbandona partizia. Procedi. Perlomeno uno dei due fratelli è riuscito l'assedio. Eh sì, siamo sopravvissuti all'assedio. Perlomeno, dicevo, uno dei due fratelli è riuscito a sopravvivere. Dovremmo averlo portato qui a Martyr's End, credo. The greed of others will make a target of any of the guild. Mm. Perhaps. But I never heard of greed to match a guilders, Ferax. And why you? Oh, vediamo un po' se c'è qualcos'altro oltre all'Arcotech. Listen well, but not a word of this to another, Jericho. Do we have an agreement? Yes. Yeah. Very well. Let me begin. About a year ago, a lot of desirable merchandise began to appear. There were rumors of a lost dome having been reached, and there was a steady stream of prospectors through here. Much was found that was of value. Surprising. Ok, ragazzi, eccoci tornati. Praticamente il nostro caro Verax praticamente ci stava dicendo che in uno scavo hanno trovato della roba che io pensavo fosse Arcotech, e invece era roba che non era Arcotech, ma roba molto più particolare, molto più ricercata, ma non si è sbottonato più di tanto. Finita la conversazione ho dovuto parlare con la barista, che lei in realtà si è sbottonata, e mi farebbe piacere, ma tanto piacere, si sbottonasse un pochino di più, signorina, ma scusi, so che sono maleducato, ma vabbè, che praticamente ci ha detto che non c'entra tanto l'Arcotech, ma c'è della roba nuova, rara, strana, che causa visioni assurde alla gente, e siccome all'inizio, dato che era roba che nessuno conosceva, insomma, poteva valere dei soldi, si stanno facendo guerra per ottenerla, ma molti sono impazziti. E quel posto dove hanno combattuto per avere tutto questo ben di Dio, adesso è diventato territorio degli Orlok. Quindi adesso noi dobbiamo entrare in una zona che si chiama Doom, qualche, insomma, una specie di cupola oscura, una roba del genere, per vedere un po' di che si tratta, e soprattutto devo penetrare là dentro. Anzi, la barista ha concluso la frase dicendo: se vuoi sapere perché il Verax è stato ucciso, allora devi entrare là dentro. Quindi parliamo un attimo con questo sniffatore seriale di Arcotech e vediamo un po' che cosa ci dice. Cold Black, lì che dobbiamo andare. Ok, il nostro amico Giado, come sempre, è perfettamente inutile perché tu che ti dice: devo andare lì. Ok, ti mostro la via, va bene, inizia la missione. È bello che ti dice: ti accompagnerò all'ingresso ma non vengo con te. Però non mi pare che stia
camminando, che i suoi piedi stiano pesticciando questo terreno accompagnandomi all'uscita. Per cui ragazzi, io per questo episodio mi fermerei qua. È stato, almeno a me è sembrato che fosse più breve degli altri, però boh, forse l'impressione mia è proprio perché sto giocando e mi sono divertito comunque come gli altri episodi. Se questo episodio vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like, di lasciare un commento, una condivisione e soprattutto iscrivetevi al canale. Io sono Vrex, da West Magazine è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.